E in questa situazione economicamente difficile, proprio sul rating, anche con il declassamento della regione, è intervenuto il governatore Stefano Caldoro, intervenendo ad un incontro dal titolo Il Sud che innova. Vediamo. Un sud che innova e produce è il titolo della conferenza organizzata dal Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno per discutere sullo sviluppo dei settori automotive ed aeronautico, che si è tenuta nella sala conferenze il Banco di Napoli di Via Toledo. E il governatore Stefano Caldoro, presente all'incontro, ha commentato il declassamento della regione Campania da parte dell'agenzia di rating Moody's. Moody's è stato giudicato anche a livello nazionale e quindi secondo me non fa riferimento all'economia reale del paese. La Campania in questo va meglio delle altre, questo è un segnale nella situazione negativa incoraggiante perché abbiamo avuto un giudizio di declassamento già da un po' di tempo, non più di due livelli, ma la Campania di uno, già la seconda volta. Segnali che forse stiamo risanando i conti, quindi il giudizio delle società di rating è da parte nostra relativamente positivo. La ricerca che ha fornito importanti informazioni e valutazioni per capire le prospettive future dei due settori si è avvalsa anche dell'esperienza del presidente del CNR Luigi Nicolais. Aeronautico, siamo i secondi in Italia, abbiamo una presenza forte, ma siamo equivalenti al Piemonte, lo stesso nell'automobilistico, siamo tra i primi. Io credo che questi sono i due settori su cui la Campania ha sempre dimostrato di essere all'avanguardia, sia nella produzione che nella ricerca. Abbiamo istituti di ricerca molto importanti che si affiancano all'attività di produzione, abbiamo aziende piccole, medie e anche grandi che non sono Fiat, che si avvicinano, che sono vicino a Fiat, ma che sono in grado di essere aziende multinazionali.